Allora, due cose curiose sull'atomica. Le prime atomiche fatte esplodere negli Stati Uniti negli anni 45, le prime fatte alla fine della guerra, e poi le N altre sperimentate in atmosfera nel decennio successivo. La storia della Kodak è curiosa. Dunque, il famoso progetto Manhattan, dove si realizzò la prima bomba atomica in assoluto segreto, nessuno doveva sapere niente, eccetera, eccetera. Quando fecero saltare la famosa Trinity, la prima atomica di prova, avvisarono i paesi, le cittadine vicine che ci sarebbe stata una grossa esplosione per esercitazione convenzionale, eccetera. Poi quando hanno sentito il botto hanno pensato fosse questo, non hanno detto che era una cosa mostruosa, nuova e terrificante. E è successo che questa esplosione, e poi anche le altre fatte nei test successivi, ma soprattutto la prima, ha rilasciato nell'aria la solita nube radioattiva. Questo ha camminato mezza America, ha fatto, è andata a contaminare, magari in maniera non eccessiva, ma comunque contaminare i fiumi in uno stato più in là, poteva essere, ma me ne ero segnato, sì, forse no, non ho segnato, mi ricordo una cosa tipo, ah sì, Indiana e Iowa, quindi stati 1500 km più a nord, inquinati questi fiumi che erano utilizzati dagli stabilimenti Kodak per i processi chimici con cui producevano le lastre per fare le radiografie. Allora avevano notato che tutta una serie di lotti di lastre prodotte, che poi venivano utilizzate negli ospedali, venivano impressionati e poi venivano sviluppati, erano pieni di macchiette, di, come se avessero non preso luce, perché la luce fa una cosa, no, fossero state, sì, la cosa più probabile, già allora si conosceva la radioattività, poi essere che c'erano le sorgenti radioattive magari lì nello stabilimento che non avevano fatto, a cui non avevano fatto caso. E dopodiché, quando l'esperimento fu, diciamo, reso pubblico, perché ormai erano scoppiati in Giappone le atomiche, lo sappiamo tutti, la Kodak si mise in contatto con il Ministero della Difesa per risolvere, almeno avvisateci quanto fate questi esperimenti, così noi blocchiamo per 2 giorni la produzione e aspettiamo che le acque si tornino normali, no? E si misero d'accordo, gli avvisavano 2 o 3 giorni prima, eccetera, eccetera. E il video curiosamente conclude dicendo: guarda come si agitavano, come si preoccupavano per le pellicole e non per le persone. E anche il fatto perché a quei tempi non era così chiaro di quanti danni facessero le radiazioni. E diciamo che tristemente i dati statistici sulla letalità delle radiazioni vennero proprio dalla popolazione di Hiroshima, che venne poi seguita, e anni dopo anni si vide che dopo un decennio saltavano fuori dei problemi. Immediatamente le basse dosi non fanno granché, tu non ti accorgi di niente e poi ti viene il cancro. E comunque allora, sì, non sapendo quanto fossero pericolose, tant'è vero che c'è il caso che qualcuno ha citato in qualche mio video precedente, che fabbricavano le svegliette, gli orologi con le lancette fosforescenti. Io me lo ricordo ancora da ragazzino, ce n'avevo un orologio o una sveglia che aveva ben luminose queste lancette, perché erano vernici debolmente radioattive, che mentre la fosforescenza normale piglia luce, fa luce nel buio, poi dopo minuti, quarti d'ora,
sparisce. Invece se sei continuamente eccitato dalla fonte radioattiva, tu continui a essere luminescente più che fosforescente. E quando fabbricavano queste cose qua, le fabbricavano senza precauzioni, con le impiegate, che addirittura mi veniva consigliato di leccare prima con la lingua il pennellino perché si ammorbidisse prima di intingerlo e dipingere l'arancetta. Quindi queste si sono prese delle dosi, in effetti alla fine si è vista che faceva male questa storia. Ci è voluto un po' di tempo, ma comunque l'ultima cosa curiosa di questo video sulla Kodak e sulle esplosioni nucleari in atmosfera di quel decennio, che poi dopo vennero proibite, si fecero soltanto sottoterra, fu che tutta questa radioattività messa in giro, soprattutto non le sostanze più radioattive, che sono quelle che decadono più in fretta e poi dopo vanno via, no? Le sostanze meno radioattive, tipo, non so, qui citava lo stronzio 90, stronzio 90 che viene confuso con lo iodio, forse, no, col calcio, mi pare, e va a finire nelle ossa. Stronzio 90 è debolmente radioattivo, però cosa vuol dire? Che ha poi una vita media di decine di migliaia di anni, mi sembra di ricordare. Per cui cosa succede? Che è stato sconvolto l'ambiente da queste nuove sostanze radioattive messe in giro, nuove nel senso che non sono nella natura. Nella natura c'è il carbonio 14, da sempre, che viene fuori dall'azoto colpito in alta atmosfera da raggi gamma, si trasforma in carbonio 14, viene assorbito da tutti gli esseri viventi e quando l'essere vivente muore, quella dose di carbonio 14 si ferma lì e man mano decade nel tempo. E da quanto è decaduto, tu sai quanto è vecchio il fossile. E questo stronzio 90 che ci siamo beccati tutti è utilizzato adesso diciamo, in ambito forense per datare i cadaveri, quando non si hanno altri mezzi per capire quanto tempo è che era lì sto cadavere. E lo si deduce da quanto stronzio 90 ancora gli è rimasto. Hai capito? Nelle ossa. E poi l'ultima, sempre sull'atomica, di Einstein. Non la sapevo, ma Einstein nei primissimi periodi in cui si scopriva con la sua teoria della relatività, la famosa equazione E uguale MC2, lui si era dichiarato scettico sul fatto che questa energia mostruosa che può essersi nascosta nell'atomo potesse essere utilizzata. Non mi ricordo qual è il motivo per cui lui non è l'unico, altri erano scettici sulla possibilità di utilizzare questa cosa qua, questa energia, di tirarla fuori. In tanti casi per tirarla fuori devi metterci ancora più energia per scindere l'atomo, per dire, no? Per fare cose di questo genere. E invece poi negli anni è venuto fuori un tale bulgaro, poi fuggito in Germania, poi in Inghilterra, in America ai tempi del nazismo, che si chiama Szilard, Leo Szilard, che gli è venuto in mente quello che poi Fermi ha realizzato poi in pratica negli Stati Uniti, il meccanismo della pila atomica. Quindi il fatto che, ecco, perché il problema è che ai tempi di Einstein, di questa perplessità, non si era ancora scoperto il neutrone. Non si sapeva che c'era, anche perché essendo neutro è difficile rilevarlo. L'hanno scoperto poi, credo, nel 30 o 32, non ricordo. L'hanno scoperto ed hanno scoperto che, ecco perché il problema, ecco, adesso mi viene in mente, per cui Einstein ed altri erano scettici. Tu hai il famoso atomo radioattivo che può spezzarsi e liberare questa benedetta energia. Non conoscendo l'esistenza dei neutroni, loro si immaginavano che colpirlo con delle particelle alfa, per esempio, con delle particelle cariche positivamente,
la repulsione di queste particelle col nucleo, anche lui positivo, doveva, diciamo, implicava delle energie pazzesche per arrivare a respingere la repulsione coulombiana, quindi andare oltre. Col neutrone, il neutrone neutro non se ne fa un baffo del campo elettrico, elettrostatico del nucleo positivo. Il neutrone va dritto, spacca il nucleo in due pezzi, e quello che poi hanno scoperto è questo qui, sto bulgaro famoso, aveva fatto brevettato questa cosa che poi Fermi ha, diciamo, messo a punto tecnicamente, è trovare quegli atomi grandi, tipo appunto l'uranio, eccetera, che fossero in grado, una volta colpiti e spaccati dal proiettile, dal neutrone, nella reazione producessero due o più neutroni a loro volta, e questi neutroni prodotti alimentavano poi altre scissioni e via, reazione nucleare gondrollata. Ok, vabbè, questo la possiamo fare ancora. 500 ore di video ogni minuto sono caricate sul tubo, comprese queste stupide recensioni, una cosa mostruosa. 1 miliardo di ore di visualizzazione al giorno. L'avevo già visto in giro, ma non ci avevo mai pensato come fosse una cosa mastodontica. L'umanità sta, diciamo, raccogliendo in questo enorme serbatoio di petabyte, in cui vengono, diciamo, immagazzinati questi video, sta riversando una quantità di informazioni superiore alla capacità poi di leggerle queste cose, di vederle. E infatti il video che mi ha fatto venire in mente di fare un briciolo di recensione era un video che uno dei tutorial del tubo, in cui si spiegava come l'azienda YouTube faccia un sacco di lavoro per cercare di presentare all'utente i video che gli possono interessare. Perché li guardi? Perché lasciare le cose così, quello che si rischia è che poi questa marea di video vengono, non dico ignorate, ma è difficile che la gente li veda. Mentre invece loro mettono a punto, come vi sarete accorti di come funziona il tubo, dei meccanismi per cui riescono a capire i gusti che hai, cosa ti è interessato, quali altri video hai visto, e ti propongono delle cose analoghe, in modo che tu vai avanti e continui a visualizzare invece che magari sentirti musica e basta, perché poi il tubo io lo uso anche molto per quello, mi sento musica così direttamente da lì. Impressionante, impressionante. 500 ore di video al minuto. Cioè in questi 15 minuti che ho fatto queste recensioni, 15 per 500 è come 7,5 per 1000, 7500 video sono stati caricati, e questo è il 7501. Passiamo al prossimo video. E vai, altro video, altro giro.